Bene gatto, tu non sogna. Oggi facciamo pesce spada panato e gamberone panato. E allora, il pesce spada è questo qua. O potete comprare pure il congelato. Non ha importanza perché è buono. È il gamberone. Gamberone dobbiamo pulirlo così, che si togliono i piedi. Così. E ci lasciamo la testa, così. Vedete questa? Deve rompere. Pazienza. La fretta, così. E questi sono i gamberoni, sono pure su gelato, attenzione. Perché è roba buona, anche se congelata è buona. Dopo prendiamo un piatto e facciamo origano, sale, pepe, un po' di menta tritata e olio. E si mescola così, olio d'oliva, così. Si mescola, vedi? Allora, sale, pepe, origano, un po' di mentuccia e olio. E si passa il pesce spada, così, vedi? Si abbagna qua, così, e poi si passa nel pane grattato, così. Così, e si mette nella teglia. Il gamberone lo stesso, si passa qua nell'olio sempre, e dopo si passa nel pane grattato, perché noi lo facciamo a forno, non sulla griglia, perché a casa sulla griglia c'è di scappare. Così, noi lo mettiamo così, un momento che mi pulisco le mani, noi lo facciamo sulla griglia, perché lo facciamo a forno, perché a casa sulla griglia comincia a fare fumo e c'è di scappare, allora lo facciamo a forno. E poi io che volevo dire nel video precedente, che i camerieri portano il piatto già a tavola, che esce tutto impiattato, non c'è più niente nelle portate. E non che cameriere che esce, ora si chiamano i camerieri, il lavapiatti è quello che lavora di più ristorante. Ebbene, pagato di meno, perché un lavapiatti è importante. Ora impaniamo tutto, asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, quando è tutto impanato così, no? Quello che è rimasto, l'olio, ce lo mettiamo sopra, così. Così. E questo lo mettiamo a forno, perché a casa non può essere arrossato, perché un fumo c'è di scappare. Il camberone, come ho fatto vedere, l'abbiamo pulito e ci abbiamo lasciato la testa, così. A questo punto, quando è così, lo mettiamo a forno, 175 gradi, circa un quarto d'ora. Lo mettiamo a forno così, e quando è pronto ci vediamo. Hai sota, taglia e ci vediamo dopo. Allora, dopo un quarto d'ora il pesce spada e il gamberone che sono pronti, e lo usciamo così. Adesso, e questo è pronto.
Ora il tempo che ci prepariamo per impiattare e ci vediamo, ai sota, ci vediamo dopo! Ok, questo ponte è cotto, si prende il pesce a spada, così, e lo mettiamo sul piatto. E i gamberoni glieli mettiamo accanto, così. Così, due, tre gamberoni. E questo è uno. Così. E il gamberone, il pesce spada è pronto. Ora assutiamo che vi faccio vedere ancora un passaggio. E allora, questo è il pesce spada e il gamberone. Chi è che si vorrebbe mangiare solo i gamberoni? Impiattiamo i gamberoni, così. Mettiamo nel piatto, così. Ecco qua. E questo lo mettiamo così. Perché che vorrebbe risolvere i gamberoni, ripanare, se no con il pesce spada e il gamberone. Ci mettiamo un po' di prezzemolo e il gamberone. E così. Un po' di prezzemolo. E così, anche qua. E una pompetta di olio d'oliva che si aggrippa, attenzione, ah, così, vedi? E questo è pesce spada e gamberone. E chi vorrebbe il gamberone solo, si potrebbe mangiare il gamberone. A questo punto il piatto è pronto, è pesciato, bene a tutti, lo sognazio e tanta salute.